Salve a tutti, benvenuti a questo ultimo evento del Filoso Festival Cliniche 2019. Il Filoso Festival Cliniche, lo ricordiamo, è un Filoso Festival in edizione ridotta come pubblico in sala e accessibile soltanto ai ragazzi iscritti al SOFOS, al progetto SOFOS, Scuola di Organizzazione Festival ed Occasioni Sociali, che è la scuola di organizzazione eventi e filosofia legata appunto al Filoso Festival, alla quale si accede normalmente tra la fine del secondo e l'inizio del terzo anno di liceo, e poi è un processo, un percorso di 200 ore che porta un diploma a Natale della classe quinta in appunto organizzazione di eventi e festival in generale. Per questi ragazzi ovviamente organizziamo noi per, ma anche loro con noi in realtà, degli eventi speciali, specifici che gli permettono di avere uno sguardo più particolare sulla filosofia, sulla storia della filosofia e sulla filosofia. Sono stati con noi per vedere di dialogare con i ragazzi del SOFOS, nomi di grande prestigio. Abbiamo avuto l'attuale direttore del corso di laurea in filosofia, Ubaldo Fadini, per la terza volta al festival, la seconda volta a un Filoso Festival Cliniche. Abbiamo avuto l'ex direttore di corso di laurea, Giancarlo Garfagnini, grandissimo medievista. Abbiamo avuto due ex Sofoi che sono Roberto Orlandini e Matteo Adriani, che hanno già realizzato eventi davvero molto belli, davvero molto prestigiosi. L'uno nel campo della poesia, vincendo 2 volte il Fiorino d'Oro, l'altro realizzando un volume di più di 400 pagine sul concetto di Dio. E abbiamo avuto l'ultimo evento italiano di Folco Terzani, una cosa estremamente emozionante, e tanti altri nomi che si sono susseguiti. Per il gran finale diamo il benvenuto ad un personaggio che non è la prima volta che viene al festival, è la seconda, viene da Roma e parlerà dell'inizio, paradossalmente tra virgolette, alla fine si parla proprio dell'inizio, perché questo ultimo evento sarà dedicato appunto alla filosofia greca. E è con noi ancora una volta, e lo ringraziamo infinitamente, il professor Livio Rossetti. Hola. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Sì, questo libro in vista. Professor Gattai vi ha detto che io avrei parlato degli inizi della filosofia, questo a poco, no? Quindi della filosofia greca. Ma io mi trovo a parlare, o avevo proposto, mi trovo a parlarvi di una cosa un po' bizzarra, la preistoria della filosofia. Preistoria per delle ragioni che ora tirerò fuori. Anche perché si tratta di una nozione ancora non familiare, che non ha messo tante radici, ma come dire, ha una base oggettiva. La base oggettiva è presto detta, scusate se cambio gli occhiali, mi devo organizzare un momentino. La base oggettiva è presto detta che diciamo, prendiamola per questo verso, il bikini. Dovreste sapere che nel mondo a Roma, nei reperti d'epoca romana, sono state trovate rappresentazioni di ragazze in bikini. Una è questa, che è stata rinvenuta a Pompei. Con tutto ciò, va da sé che chi ha rappresentato delle ragazze in bikini non aveva la più pallida idea della nozione di bikini, no? Men che meno dell'atollo di bikini sul quale a partire dal 1946 sono stati fatti esperimenti di carattere atomico, esplosive bombe atomiche nell'atollo di bikini. Allora, cosa vuol dire? Che il bikini dal 1946, quando gli hanno dato questo nome, con questi riferimenti, poi ha avuto fortuna nella nostra società, è una realtà più o meno che tutti conosciamo. Sappiamo che cos'è.
ecco, sappiamo dire quello. Ma per tutto il periodo precedente c'è solo una preistoria del bikini. Tra l'altro, dai tempi dell'antica Roma fino al 1946, a quanto pare non risulta, cioè non ci sono immagini, non ce ne sono proprio, e quindi veramente il bikini d'epoca romana è preistorico. Allora bisogna prima costruire la nozione, l'idea di questo tipo capo d'abbigliamento e poi dopo se ne può parlare. Tutto ciò che accade prima rientra nella preistoria. Naturalmente ogni macchina, ogni cibo, ogni medicinale, ogni parola ha una sua preistoria. Quindi c'è la preistoria della macchina da scrivere, la preistoria dell'aspirina, la preistoria del lampredotto e via di questo passo. Ogni innovazione, quasi nessuna innovazione nasce proprio dal nulla, ma ha una serie di antecedenti. E il caso della filosofia, per certi versi, c'è poco da fare, è paragonabile. Paragonabile perché è una situazione un po' complicata, perché tutti noi siamo stati e siamo un po' filosofi, volenti o nolenti, consapevoli o inconsapevoli, lo sapete benissimo, è vero. Sia avendo idea di che cosa sia la filosofia, sia non avendo idea, ci capita di pensare, di elaborare appunto idee, di mettere ordine nella nostra mente e quindi di incostruire, di impostare discorsi filosofici. Di conseguenza, la distinzione tra preistoria e storia è modulata un po' diversamente. In che senso? Nel senso che, intanto diamo il dato. Il dato è che la nozione di filosofia è nata a Atene e la nozione di filosofo è stata elaborata da Platone. Quindi, prima di Platone, nemmeno Socrate poté dire di se stesso io sono o aspirerei a diventare o mi pare di essere un filosofo, perché mancava proprio la nozione. In questo senso tutta la filosofia preplatonica rientra nel capitolo della preistoria della filosofia, anche perché appunto nella preistoria c'è stata per una cinquantina d'anni ha circolato la nozione di filosofein, verbo, e di filosofia, ma non di filosofos, ma filosofein e filosofia intesi come indicazione della persona brillante, estrosa, che ha tante idee, che è un po' creativa, no? Quindi persone che si distinguono per la vivacità, diciamo, relazionale, nell'invenzione di tante cose, ma questo non è, sapete benissimo, la filosofia è diventata un'altra cosa, cioè quando la filosofia è diventata la filosofia, quella nozione è diventata obsoleta. Però rimane che tutti, persino ai tempi di Omero, è vero, pensavano, ragionavano, si davano un criterio, quindi in qualche modo c'è questa vitalità della filosofia virtuale, ossia della filosofia di chi manco ci ha pensato alla filosofia. Del resto, al giorno d'oggi abbiamo, non so se avete idea di quanti professori di filosofia insegnano nelle università del nostro pianeta. Volete provare a fare una stima, a dire una cifra? Tenetevi larghi. I professori di filosofia che insegnano nel pianeta Terra. Quanti professori di filosofia ci saranno? 10.000. A livello universitario. A livello universitario? 10.000. No, più. Più. No, non lo so. Credo che, o almeno io non lo so.
ma si parla di non meno di 20.000 professori in servizio nelle università mezzogiorno. Questo è legato al fatto che il numero delle università è aumentato vertiginosamente. Sapete che il nuovo presidente del Messico ha detto: qua dobbiamo, il Messico deve allungare il passo, apriremo 100 nuove università. Forse non ci riuscirà, ma come dire, dice qualcosa la cifra, no? E se saranno 100 o 12, certamente ci saranno anche dei professori di filosofia. Del resto, la scolarizzazione di massa è una realtà, quindi a sapere che esiste la filosofia al giorno d'oggi, forse sarà un milione di persone, forse più, tra studenti, professori di liceo, professori di università, persone che si sono avvicinate in maniera amatoriale, forse qualche milione di persone, a fronte di miliardi, dei 7 miliardi che siamo, evidentemente 6 miliardi, 990, bla bla bla, milioni, sono persone che fanno filosofia virtuale, cioè di fatto, al di là e indipendentemente dalle etichette. Questo sono dettagli ai quali io darei importanza, cioè sono dettagli ai quali bisogna far caso, perché altrimenti ci confondiamo rapidamente le idee, è vero. Questo fatto. E poi c'è un altro elemento: la filosofia è per sua natura fatta in casa, nel senso che ognuno di noi si è fatto qualche idea, ma poi ci ha ripensato, ha sentito il bisogno di aggiustare il tiro e sentirà di nuovo il bisogno di aggiustare il tiro, e chi è più riflessivo aggiusta il tiro forse più di una volta al giorno. Quindi è un prodotto, vorrei dire, artigianale. Incredibile, no? Artigianale, ma e naturalmente per questa natura, questa filosofia fatta in casa, filosofia, come dire, insomma, è quasi privata, ognuno ha la sua, è vero, è un problema di verificabilità e di rappresentazione, perché naturalmente la filosofia di questa ragazza qui è interessantissima, ma ne sappiamo tutto sommato assai poco. E perché? Perché non ha manco avuto occasione di esporla, anzi forse non sarebbe nemmeno pronta a dire: adesso vi dico qual è la mia filosofia. È normale essere impreparati, cioè non essere pronti a fare questo, no? Ho certe idee, ma il professor Gattai farà eccezione, ma che è un'eccezione che non fa testa, è un'eccezione che conferma la regola. Allora, è ben per questo che esiste anche la filosofia dei professori, degli esami, dei libri, dei concorsi, dei congressi, che è quella filosofia oggettivata che io però finalmente, come dire, con la quale ho l'impressione di toccare terra. Allora, c'è la filosofia di Platone, c'è quella di Aristotele, c'è Heidegger, c'è dite voi chi, no? Ma questa filosofia, è vero, è come un prodotto un po' particolare, è uno strumento di servizio per le persone che appunto hanno modo di confrontarsi, di dire: beh, io sì, però non proprio così. Platone, per carità, ma io non è che sono proprio, non ragiono proprio come Platone o come chi Cartesio o come Canto o come chi vi pare. E quindi in questo senso c'è un elemento di provvisorietà che getta una luce positiva sulla preistoria, ossia il filosofo della preistoria non ha niente non è da meno in nessun modo in nessun modo, un pochino, diciamo, quelli della storia hanno tutta una serie di termini di paragone, di confronti, appunto Platone per dire, Kant, mentre quelli della preistoria no, e questo non è poco, certamente, non è poco, però
però è vero, come dire, la filosofia è anche un fiore strano che fiorisce in tanti modi. Voglio farvi l'esempio, premesso che mi potete interrompere tranquillissimamente se credete, voglio farvi l'esempio dell'Odissea. Nell'Odissea, l'Odissea ha una caratteristica, che lì i buoni e i cattivi ci sono. Penelope è una brava donna, ma anche Euriclea, la serva fedele, affettuosa, Eumeo, il porcaio al quale si appoggia Odisseo, che sta in incognito, deve cercare di capire, eccetera, eccetera. Poi ci sono persone che hanno dedizione e meritano ammirazione, sono persone fedeli. Poi ci sono anche alcune persone cattive, i famosi proci, non tutti, chi più e chi meno, ma e anche poi ci sono le serve cattive, quelle che si mettono d'accordo con i proci. E si potrebbe continuare. Da notare però che manca il senso di colpa, ossia i cattivi non si sentono né cattivi né in colpa, e certamente non è disponibile uno schema, ad esempio un elementare decalogo in base al quale dire no, questa ragazza qui è di quelle cattive. Non c'è questa cosa, no? Non è disponibile questo strumento, quindi siamo a una preistoria ancora più preistoria, nel senso che i valori morali non sono stati ancora, non hanno ancora nemmeno avuto il tempo, l'agio di codificarli in nessun modo, o sono ancora molto fluidi, molto, molto grezzi. Sicché non è per niente ovvio pensare che la condotta di X è buona e quella della solita cattiva Y è cattiva, non c'è un criterio, non è disponibile. Se ci spostiamo nell'Iliade, poi sti buoni e i cattivi non si vedono più, lì le persone non si distinguono più in base a questa caratteristica, ma per altri criteri. E facciamo l'esempio del personaggio brutto, sporco e cattivo, Tersite. Tersite è il campione della truppa, colui che prende, osa prendere la parola e dire: sentite ragazzi, noi qua ci stiamo ad ammazzare per questi personaggi, ma chi ce lo fa fare? Ma torniamo a casa, ma la storia che è di Elena a noi sai quanto ce ne importa, ma noi dobbiamo campare ragazzi. E la cosa interessante è che Tersite è una sorta di eroe per il fatto di aver osato sfidare il potere costituito, senza avere strumenti, perché si dice Achille è prototipo del giovane contestatore, ma del giovane figlio di papà, a Roma direbbero del pariolino contestatore, invece Tersite è proprio proletario, soldato semplice, ma non è né forte né bello né figlio di papà, ma sa parlare, sa essere accattivante con la parola, e Odisseo non manca di riconoscerlo e dire: questo qui bisogna trovare il modo di sbloccarlo, perché questo è pericoloso, no? Ecco, per dire. Però cominciamo a intuire che questa società, è vero, appunto, non ha neanche i buoni e i cattivi, ma delle persone intraprendenti, delle persone messe bene e delle persone messe male, è vero, e c'è un sostanziale rispetto per tutti, è vero. Nell'immaginario medico non c'è posto per persone, come dire, indifendibili, però è interessante che c'è posto, è concepibile l'uccisione, ma non c'è posto per le sevizie. Potrei continuare, perché appunto viene fuori un mondo credibile, un modo credibile e coerente di rappresentarsi la condizione umana da svariati punti di vista, la società, gli dèi e anche qualche minima regola del gioco, è un modo di vivere comprensibile, per questo anche ci dice qualche cosa. E
E quindi in qualche modo c'è una filosofia virtuale, ecco, accanto alla nozione di preistoria, perché è certamente una filosofia preistorica, dobbiamo introdurre questa nozione di virtuale, è una filosofia di fatto, senza teorie, senza consapevolezza. E appunto filosofia virtuale è anche quella di tutti gli intellettuali che si sono fatti conoscere in Grecia prima di Platone, diciamo da Talete. E tanto è così che, come voi ben sapete, nei nostri libri la filosofia, la storia della filosofia, comincia con Talete. Comincia con uno che certamente della filosofia non ha mai parlato, né ha mai sentito parlare in vita sua. Ma questo vale anche per Eraclito, Parmenide e gli altri, no? Questa è la condizione di tutta la filosofia pre-platonica. E naturalmente, se adesso ci mettiamo a ripercorrere un po' di nomi, quindi Talete, poi Anassimandro, poi Anassimene, poi ci sarebbe Ecateo. Voglio dire due parole su Ecateo. Su Ecateo, che è il quarto maestro di Mileto, in genere snobbato. Ecateo scrisse niente meno il primo libro di storia e il primo libro di geografia. E il suo primo libro di geografia, Giro della Terra, Ges Periodos, pensate, forniva informazioni poche e incontrollabili su almeno 300 diverse città sparse in tutto il Mediterraneo, da Cadice fuori delle colonne d'Ercole fino agli ultimi estremi orientali del Mar Nero, più alcune città all'interno dell'Egitto e alcune città all'interno della cosiddetta Asia Minore o penisola anatolica. Sbalorditivo, l'umanità ha fatto un passo in avanti sbalorditivo per avere idea di una città che si trova, supponiamo, ancora. No? Il gomito, come l'etimologia della parola, è vero. Appunto, Cadice. No? Sono città, c'è una città così. Io ho letto qualcosa sul libro di Ecateo su questa città. Certo, non è che mi ha offerto tanto, ma era già tanto cominciare a dire che da quella parte, andando da quella parte, c'è Ancona, e raccontare una sciocchezza, almeno una sciocchezza sul conto di Ancona. Quindi un servizio impagabile, un repertorio su tutto il mondo allora conosciuto, sia greco, città greche che non greche. Voglio parlarvi di un altro, venuto sempre della mitica Ionia, Senofane di Colofone, che non vi è ignoto, è vero. Senofane di Colofone è stato un personaggio molto sui generis, poeta capace di intrattenere e incantare come pochi, ma al tempo stesso uomo di scienza e persona capace di lanciare idee filosofiche, cioè che noi riconosciamo a colpo d'occhio come filosofiche. Vediamo brevemente, come sul poeta non mi soffermo perché bisognerebbe leggere una delle sue poesie, no? Quindi vedere come lui crea l'atmosfera. Io vi consiglio di farvi dare dal professor Gattai le due maggiori poesie di Senofane, per gustare questa sua capacità di dire, ecco, stiamo qui, cosa sta accadendo mentre stiamo qui. Ma vediamo il Senofane scienziato. Senofane ha avuto molti meriti come scienziato, ma uno in particolare: ha scoperto il ciclo delle acque. In un suo frammento dice: fonte dell'acqua è il mare e fonte anche del vento. Infatti nelle nubi non si potrebbe formare una forza di vento che spira dall'interno senza il mare immenso, né correnti di fiumi, né acqua che piove dal cielo.
ha capito che le acque e le nuvole e l'acqua piovana, come appunto i fiumi, i laghi, eccetera, eccetera, sono evaporazione dell'acqua marina. Guardate che ce ne vuole tanta di strada per arrivare a fare una scoperta di questa mole, ed è una scoperta definitiva. Grazie a quest'uomo l'Occidente sa come funziona, sa da tempo come funziona il ciclo delle acque. Ma abbiamo detto anche filosofo, anche litteram. Vi leggo due considerazioni. La prima: non è che gli dèi fin dal principio hanno svelato tutto ai mortali. A trovare col tempo il meglio sono gli stessi uomini che ricercano. Che cos'è questa? È l'idea di progresso. L'idea di progresso che prende forma intorno al 500 avanti Cristo, poi è un'idea che praticamente si perde e si riscopre ai tempi di Kant, dell'illuminismo, alla fine nel corso del Settecento. Si riscopre l'idea di progresso, ma questo qui c'era già arrivato. C'era già arrivato perché, appunto, dice, perché ha scritto: non è che gli dèi fin dal principio hanno svelato tutto ai noi mortali, a trovare col tempo sono gli stessi uomini, un po' alla volta, i ricercatori, coloro che ricercano. Viene riconosciuta l'idea di lo status delle persone che ricercano. Pensate che cose sconvolgenti sono accadute con questo personaggio. Ultima finestra su Senofone: lui ebbe occasione di osservare che gli dèi non possono somigliare ai greci, perché loro dovrebbero somigliare anche ai traci e agli etiopi, quindi avere gli occhi celesti e gli occhi neri, avere i capelli biondi e i capelli bruni, le labbra tumide e altre caratteristiche. È vero. Se non possono somigliare ai traci, diciamo della Bulgaria per intenderci, e agli etiopi, allora non somiglieranno neanche ai greci. E infatti dice: se buoi e cavalli e leoni avessero mani e sapessero rappresentarsi gli dèi, come farebbero? Come li rappresenterebbero? Gli uni con le corna, gli altri con la coda e via, come quadrupedi. E quindi, l'antropomorfismo è una sciocchezza, idea che non ha messo radici, come nemmeno l'idea di progresso, che è stata riscoperta, diciamo, più di 2500 anni dopo. E questa qui, ugualmente, l'antropomorfismo è stato, i greci l'hanno continuato a praticare in barba a Senofone. Però Senofone aveva costruito un ragionamento impeccabile, ossia l'antropomorfismo era già ferito a morte. Non so se riesco a intercettare il vostro pensiero, insomma. Era ferito a morte, non c'era modo di legittimare l'antropomorfismo in presenza del ragionamento fatto da Senofone. Quindi questo qui, poeta, scienziato, teorico del ciclo delle acque, idea del progresso, critica dell'antropomorfismo, ce ne sono anche altre, ma penso un po' che testa, no? Anche, però la critica dell'antropomorfismo e l'idea di progresso sono nozioni che vanno verso la filosofia, hanno, come dire, sono riconoscibilmente orientate verso la filosofia. Allora, se credete, io continuerei facendo un altro flash, dicendovi qualche cosa sul conto di Eraclito.
I maestri alla moda dei tempi di Eraclito erano professori, per così dire, maestri alla maniera di Senofane, cioè persone capaci di insegnare tante cose, no? Tante teorie di varia natura, di elaborare teorie di varia natura. Era dai frammenti di Eraclito non affiora nemmeno un insegnamento paragonabile a quelli di questi personaggi qui. Lui non ebbe insegnamenti da impartire, non ci è pervenuta una teoria di Eraclito paragonabile a quella dei suoi colleghi, diciamo, degli intellettuali del suo tempo. Lui ha puntato in un'altra direzione, ha puntato sul capire, tanto da dirci che cose ed eventi evidenziano una logica ben precisa e a suo modo intuitiva. Questa logica viene indicata con molti nomi, come fuoco, il tutto scorre, Pantarei, la coincidenza degli opposti, come guerra, come armonia nascosta, come logos, come uno, come Dio, e già ho fatto otto proposte di definizione della sapienza di Eraclito. Infatti, le ha fatte lui, non le ho fatte mica io. Solo che Eraclito non identifica la sua idea di ordine del mondo, di come funziona la realtà, né con l'una né con l'altra. A nessuna di questi schemi, il Panterei, la coincidenza degli opposti, il fuoco, la guerra, l'armonia nascosta, il logos, eccetera, a nessuna di queste idee che lui aveva trovato, sono mezzi per esprimere un pensiero, a nessuna di queste idee egli riconosce il potere di fotografare l'essenza del suo insegnamento. Il suo insegnamento sta dietro, va di là, si colloca su un altro piano, è un capire, e il capire non è un affermare che. C'è una differenza tra affermare che io dico oggi fa proprio caldo, oppure capire, come dire, quando dico a questa ragazza ti posso capire, intuisco che sei un po' nervosa o qualunque cosa, no? È un'operazione completamente diversa. Quando io dico intuisco che sei un po' nervosa, o posso usare una qualunque altra espressione, ecco, posso usare molte parole per cercare di dire la stessa cosa, cercare di catturare un pensiero, uno stato d'animo, ma anche quando io dico cercate di capirmi, non vi chiedo di fare affermazioni, questo signore, questo Rossetti, è così, è cos'ha. Non serve a niente dire che ha gli occhiali, che ha un'età piuttosto avanzata, che ha i capelli così o cos'ha. Serve anche la barbetta. No, non aiuta a capire. C'è un abisso tra la procedura del capire e la procedura dell'affermare, del sostenere, del dichiarare, del dire secondo me. Sono due cose che non vanno d'accordo, ossia si collocano su due piani diversi, e questo Eraclito ha intuito appunto il capire e si è speso nei suoi frammenti per, come dire, cerca di capire, santo cielo, il messaggio di Eraclito è questo, santo è Dio, cerca di capire, cioè rifletti, pensa a cosa sta dietro alle apparenze, che non è un spiegami come funziona il ciclo delle acque, o spiegami, che so io, come mai ci sono le piene periodiche del Nilo, oppure spiegami perché insomma si alternano estate e inverno. Io posso provare a spiegartelo, ma
quello è tutto un altro tipo di cultura, la cultura del sapere. Allora ci sarebbe anche il raccontare, racconta che parliamo del nonno, parliamo della nostra città, parliamo di quello che voi volete. C'è la cultura del sapere e la cultura del capire. Con Eraclito entra in scena la cultura del capire, fa i suoi primi passi e soprattutto cerca di, come dire, legittimare se stessa, cioè di lui si adopera per far capire, al suo piccolo pubblico che c'è una cultura del capire che non si confonde in alcun modo con la cultura del venire a sapere. Sono due cose diverse, legittime l'una come l'altra, ma sono diverse, radicalmente diverse. E a noi viene da dire, se non è la filosofia questa, qualche altro poteva essere, no? Cioè è una idea eminentemente filosofica, perché l'aspirazione della filosofia è appunto capire, cercare di rendersi conto, riuscire a rendere conto della complessità, oggi si dice, no? Ecco, questo è un po' il giro di pensieri che mi sembra di poter mettere a vostra disposizione con riferimento a Eraclito. Dopodiché mi sposterei su Zenone. Perché faccio questa carrellata? Faccio questa carrellata per dire che questa preistoria della filosofia, no, è fatta di personaggi oltremodo creativi, che poi sono stati etichettati, sì, filosofo del divenire, Eraclito, no? Xenofane, sì, insomma, uno, è vero, forse il maestro di Parmenide, forse aveva teorizzato qualche cosa simile al pensiero di Parmenide, tutte cose che poi, come dire, entrano da un orecchio e escono dall'altro. Invece, ecco, vedere che un poeta è anche scienziato e anche a suo modo ha idee filosofiche di tutto rispetto è un'altra musica. E nel caso di Eraclito, o se preferite di Eraclito, nel caso di Eraclito abbiamo appunto viene fuori questa cultura del capire, che è un patrimonio, perché insomma non è che la troviamo sulla strada con tanta facilità, insomma è una creazione di questo personaggio di Efeso, vissuto intorno al 500 avanti Cristo, che giustamente si credeva, per così dire, un gran padre eterno, un alto concetto di sé. E ce lo sfido io, perché questa, la distinzione del capire dal venire a sapere, non erano noccioline, erano idee veramente forti. Adesso proviamo a dare uno sguardo a un altro personaggio creativo, Zenone, altro personaggio che non si conosce mai abbastanza. Sappiamo che Zenone ha dedicato una vita alla costruzione dei paradossi, no? Quantomeno non risulta aver fatto altro. E deve ancora nascere una persona capace di ideare paradossi così vitali e così memorabili come i suoi. Forse avete sentito dire che noi ne conosciamo una decina, ma si parla di 40 paradossi di Zenone. Non sono arrivati, di grazia che ne conosciamo una decina, ma la cosa impressionante è appunto che paradossi insidiosi come quelli di Zenone, intuitivi a suo modo, come quelli di Zenone, nessuno più è stato capace di tirarli fuori. Guardate che i paradossi di cui si riempiono la bocca i matematici non sono paradossi, sono indovinelli o poco più, insomma, sono un'altra cosa, insomma. Quindi di Zenone sono, se non voglio tediarvi, insomma, indugiare sull'Achille, è vero, ma insomma, qualche cosa voglio pur sempre dire.
cominciare dunque Zenone ha un difetto, non insegna e non spiega nulla, si limita a ideare delle situazioni che creano disorientamento a colpo sicuro e quindi mette le persone in condizione di doversi affacciare su terreni del tutto sconosciuti, di misurarsi con interrogativi più che insidiosi, e in effetti è tanto raro che uno si accontenti di delineare un problema, una difficoltà, un ostacolo mentale, un intralcio, per poi limitarsi a dire provate voi a dipanare la matassa, io mi limito a rappresentarvi la difficoltà. Questa bestiaccia di Zenone ha usato fare questo. Non si ha notizia al mondo di una mezza, di un aiutino, ecco, per spiegare, per decifrare, per dipanare, è vero, la matassa di un suo paradosso. E Zenone si rivela come una sorta di allenatore sportivo unico al mondo, che con l'allenamento ci rende mentalmente più forti e agili, e lo fa cominciando col metterci in difficoltà, cominciando col disorientarci in molti modi. Forse era pronto a farlo in 40 modi diversi. E se, come dicevo, deve ancora nascere una persona capace di ideare paradossi così vitali e così memorabili come i suoi, cioè, allora possiamo ben dire che senza le provocazioni di Zenone noi saremmo stati meno sagaci e meno creativi. Saremmo stati più tonti senza Zenone, è garantito. Per non parlare del solito Achille che insegue la tartaruga, prendiamo in considerazione un altro paradosso quasi altrettanto famoso, la cosiddetta dicotomia. L'idea è questa: un corridore inizia la sua corsa e la inizia facendo un primo passo, ma un passo è fatto di due mezzi passi, di tre terzi di passo, di quattro quarti di passo, di cinque quinti di passo, evidente, no? Ora, un quinto di passo, il primo quinto, sarà fatto a sua volta di due mezzi, di tre terzi, di quattro quarti o di cinque quinti. Allora, è vero, se continuiamo, arriviamo ben presto a frammenti di passo oltre i modo minimi e non c'è modo di fermarsi. Perché ogni primo quinto del 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 primo quinto si presta pur sempre a essere diviso in cinque. In cinque nella cifra che voi volete. Cioè essere rappresentato come un insieme di almeno cinque parti ancora più piccole. E questo significa che si generano sempre nuove parti dell'infinito. Ma allora il corridore che fa? Quando parte? Finisce che non parte più. Il corridore, il primo mezzo passo è la risultante di un numero strabocchevole di passettine, di micro passettine, il corridore non riesce a partire. Da notare che la ripetizione del procedimento all'infinito non è che una delle tante invenzioni di Zenone. Il procedimento della ripetizione all'infinito non era conosciuto, è una idea, un apporto di Zenone. Ora, che tipo di situazioni Zenone creava quando faceva delle presentazioni orali o quando affidava a qualcuno il compito di leggere il suo libro? L'intuizione fondamentale è che letta la presentazione del primo paradosso, bisognava fermarsi un attimo, perché il secondo era una fantasia completamente diversa. Per esempio, se il primo fosse stato Achille e la tartaruga, il secondo, il corridore,
è tutto un altro pezzo di un altro flash su un altro pezzo di mondo, e il terzo su un altro ancora. E allora questo significa che ogni paradosso richiede una pausa. Letto il paradosso, si richiede una pausa. Ora, questa pausa produce delle conseguenze, perché il pubblico che sta ascoltando i paradossi di Zenone ha il tempo di reagire un attimo, di pensare, oddio, allora come la mettiamo? E quindi è immaginabile che qualcuno dicesse ma no, che qualcun altro dicesse ma com'è possibile, che qualcun altro dicesse scusi maestro ma non ho proprio capito, ripete per favore. La situazione era tale da quasi costringerti a dire questo, perché questa è la situazione, era un automatismo che ti stimola a intervenire in questo senso. Il paradosso: non ho capito come fa Achille a non raggiungere la tartaruga, non ho capito come fa il corridore a non riuscire a partire, qual è il meccanismo per cui non parte? Te lo posso ripetere, ma allora com'è? E adesso che facciamo? Cioè, che discorso è questo? E lì Zenone avrebbe detto: eh no, questo non te lo dico. Il senso di tutto questo cercatelo voi. Capite che questa è una rivoluzione, una svolta epocale. In che senso? Nel senso che eravamo abituati alla lezione, all'intrattenimento. Ossia, avevamo o il poeta che canta, che fa spettacolo, o il narratore che racconta, o forse l'intellettuale che spiega, ma o il politico che propone, ma sempre abbiamo qualcuno, se qualcuno parla in pubblico, abbiamo questa divisione dei ruoli, no? Che un pochino c'è anche in questo momento. C'è chi parla e chi ascolta. C'è chi cerca di essere persuasivo e chi cerca di capire se è credibile o meno quel che dice. Questa situazione si è sempre ripetuta. Se pensate voi, oggi c'è il cinema, ci sono le canzonette e non so che altro. Cinema e canzonette fanno intrattenimento per un pubblico che sta lì e al massimo apprezza l'interattività nel cinema, la televisione, la radio, l'interattività qua in qualche piccola forma minima, io posso telefonare in certi casi a un certo numero e parlare online in diretta, ma insomma sono opportunità minimali. Il grosso delle situazioni sono di tipo intrattenitore versus spettatore. E così tu anche oggi, cioè è sempre stato così. E arriva Zenone di Elea e scompagina questo schema. Lo scompagina al punto di come dire, portare sulla scena il suo pubblico, in quanto le persone del suo pubblico possono prendere la parola. Lui crea l'interlocutore. Non si aveva idea dell'interlocutore, non che nessuno mai parlasse, ma come dire, la prassi qual era? Fatemi finire. Finita il discorso, la canzone, la recitazione, lo spettacolo, ci potevano essere qualche commento. E invece qui il commento è in corso, via via,
paradosso dopo paradosso, è vero, e questo creare un interlocutore significa appunto stabilire un sistema di relazioni tra l'intellettuale che parla e il suo pubblico completamente diverso, cioè rompere una convenzione più che millenaria. Zenone è stato anche questo. E adesso vi chiedo, che fo? Continuo o possiamo fermarci qui? Io vi ho intrattenuto già abbastanza a lungo e dovete dirmi qualche cosa voi, per favore. Professor Gattai, lei che dice? Ma io dico, abbiamo ancora un'ora, quindi se ci sono domande... Ecco, abbiamo messo tanta carne al fuoco e quindi immagino che proprio quello che stavo dicendo, una rottura dell'automatismo monologo rivolto a un pubblico, il pubblico che recepisce, assorbe e via, ecco, l'invenzione di Zenone la dovremmo onorare anche noi. Io ho una domanda, però riguardo un argomento che ha detto prima, Senofoni. Ha detto che ha scritto il primo libro di geografia. E Cateo di Mileto, il quarto maestro di Mileto. E volevo un po' capire cosa scriveva, cioè cosa aveva scritto del suo libro alla fine. Cioè, se magari aveva scritto i rischi del posto o magari aveva spiegato la geografia. È bellissima, cioè, questa domanda. No, nel senso, secondo me il primo libro alla fine, cioè, secondo me ha salvato un po' di vite. Perché alla fine ha salvato un po' di vite, magari era sempre un ignoto andare in un posto dove non si sa quali pericoli ci possono essere. Quindi scrivendo un libro, magari, cioè un libro su quel posto, magari risparmiava qualche vita, non lo so. Perché io non ci avevo pensato, ma perché no? Perché no? La cosa, la figura di Ecateo è fantastica, anche questa, e ripeto, è un peccato che venga snobbata dai libri, no? Dalla tradizione di storia della filosofia. Allora, un cenno per un momento al libro di storia. Questo, i greci hanno raccontato un sacco di cavolate. Proviamo a mettere un po' d'ordine nei loro racconti. Noi sappiamo pochissimo di questo libro perché si è perso, ma sappiamo che all'inizio Ecateo esordiva così, poi parlava di che parlava? Dei miti, di cosa vuoi che parlasse, cioè di quel che si raccontava, dei racconti presenti sul mercato. E questa è, però, cercando, come dire, ecco, c'è una parola moderna. Razionalizzare i miti, cioè capire un attimo che cosa c'è dietro a questi miti. Ha fatto un tentativo, direi effimero, perché non si poteva pretendere più, ma il libro di geografia, tra l'altro, ha un precedente, ed è il precedente è che Anassimandro ha fatto il primo mappamondo, la prima mappa dell'intero Mediterraneo. Una roba mostruosa, una cosa sovrumana, senza della quale non avrebbe avuto forse senso scrivere il libro sulle 300 città, perché essendoci la mappa era possibile in qualche modo, non sappiamo come, no? Fare un minimo tentativo di localizzazione delle città sulla mappa. Che Ecateo ha ripreso, allievo di Anassimandro, ha ripreso, rifatto e leggermente migliorato la mappa di Anassimandro. Allora, quindi raccontare qualcosa sulle città è come dire, e ho qui davanti a me un gruppo di ragazze, quella lì ha certe caratteristiche, una brunetta, così e cosa. Quella là, quell'altra, in qualche modo io, il professor Gattai, quando ci ritroviamo, mi può dire sì, lei si chiama Francesca e ha queste caratteristiche. Lei invece, e lei è, come ti chiami, scusa? Martina.
Martina, Martina è tutto un altro tipo, perché bla 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 bla. E tu invece? Leila. Leila dovresti conoscere, perché eccetera eccetera. Questo è ciò che ha fatto Ecateo su 300 città, di cui, delle quali 280, no, forse non avevate mai sentite nominare, tantomeno avevate idea di dove diavolo fossero, e certo lui non è che se ne sapesse poi tante, qualche cosina. Ma cosa era già qualcosa? Meglio di niente. Meglio di niente, certo. Era una ricchezza, era un patrimonio, è vero. Era il Wikipedia dell'epoca. Perché un libro così informato sul mondo, di libri così informati sul mondo, ce n'era uno. Capito? È una cosa sbalorditiva, insomma. Sono informazioni più o meno, tutte da verificare, tutte un po' sulle uova, no? Però c'è un altro elemento, se posso un attimo, a proposito di Ecateo, spendere una parola. Voi avete forse probabilmente sentito dire delle doxai, le opinioni dei mortali che non valgono un fico secco, come espressione di Parmenide ritrovata in Platone e altrove, le opinioni dei mortali. Ecateo è veramente espressione di un'altra cultura. Queste sono le opinioni dei mortali, sono cose che io racconto per sentito dire, non può essere diversamente. E mica sono stati in queste tre, magari fossi stato in queste 300 città, un po' più di lei ne ho viste, ma che vuol dire? E quindi anch'io riferisco, ma è un sentito dire quantomeno distillato, quantomeno filtrato, come dire, ciò che ho sentito dire sul conto di Massalia, che sarebbe Marsiglia, ecco, io ho sentito dire non tante, ma tra quelli che ho sentito dire ne seleziono una o due informazioni che sono un po' più plausibili, un po' più, come dire, con i piedi per terra rispetto ad altre. E quindi qui c'è una cultura della attendibilità media, non della verità al 100%, è vero, non della certezza adamantina, ma dell'attendibilità anche da verificare, che magari è pure sbagliata, però è un po' più attendibile di tante altre storie, è già qualcosa. Questa è un po' una cultura. Invece Senofane, abbiamo visto, lui è proprio, fa anche il professore, dice l'acqua funziona così, capito, no? E appunto l'idea di progresso, il sapere, la cultura si forma poco a poco, non sono gli dèi che ce la dicono, ci arriviamo noi, ci arriviamo gradualmente e attraverso la ricerca, ricercando. Prego, professore. No, io volevo notare questa cosa molto interessante che già introduceva, cioè dell'approssimarsi al sapere, no? Che è un porto che la filosofia metodologicamente porta anche al resto delle scienze, e che oggi è difficile con internet capire, no? Oggi si pensa subito con un clic di arrivare alla risposta esatta, tutto, che è quella data dal sito X o dal sito Y, piuttosto che dal sito Y, dallo scienziato. Ma quest'idea che l'attendibilità al 100% non ci sia è un principio metodologico che mi sembra molto molto interessante anche da tenere a mente in un'epoca di scienza che non è più scienza, no? Non è scienza ma scientista, che è un'altra cosa, che il metodo scientifico non è per forza scientismo, anzi quello di Galileo ora, però cambiamo periodo storico, però appunto mi sembrava molto interessante il fatto che uno pensa, no vabbè, questi greci andavano per approssimazione, poi siamo arrivati noi, e invece noi in realtà continuiamo ad andare avanti per approssimazione, con la differenza che loro, per quanto avessero meno dati, avevano la consapevolezza di stare trattando un'approssimazione, mentre noi abbiamo questa magari
percezione di definitività del dato che in realtà è completamente proiettiva, completamente... Guardi, vi faccio una specie di esempio. Nella la zoologia e la botanica, quando si parla di, non so, di un ragno, cosa fanno i biologi? Cominciano a tirare fuori tutta una serie di parole, io direi di paroloni, per di inquadrare un pochino il ragno. È un animale, è un caso di esapodia, no? Sei gambe, sei zampe. Non ha, è un animale privo di occhi, è un animale, dite voi che cosa, cioè se voi prendete un libro di botanica o di zoologia, le caratteristiche degli animali e delle piante sono spaventosamente schematiche, però colorite da un linguaggio che rassicurante, perché non dico che, ha, che è un animale a sei zampe, ma ha, è un esapodo, e come dire, posso illudermi di aver trasmesso un sapere più rotondo di chi si limitasse a dire è un animale a sei zampe. Ecco, questo è un bel esempio di cultura, dell'attendibilità, dell'aver capito qualche cosa di questo animale senza aver capito in realtà più di tanto, che si camuffa da scienza, si camuffa da, si attribuisce lo status di chissà quale tipo di sapere. È un fenomeno. E devo dire, all'epoca dei nostri presocratici, questa cultura della plausibilità ha avuto un buon sviluppo a Mileto, con i maestri di Mileto, perché anche se no, Anassimandro già ragionava in questa maniera. Anassimandro disse la terra, la forma della terra, come ve lo dico io, la terra è una specie di tamburo o di rocchio di colonna, cioè ha uno strato piano, poi c'è fuori c'è l'oceano, poi c'è lo strapiombo e sotto un altro strato pianeggiante. Se voi la poteste guardare da lontano, pensate che cosa sconvolgente dire guardare la terra da lontano, ma da molto lontano, cioè allontanarsi quanto oggi, diciamo, gli astronauti riescono a fare, voi vedreste una specie di tamburo, un rocchio di colonna. Loro costruivano questi templi con queste colonne. Nei campi, tuttora, se vai a Agrigento, ma insomma in tanti luoghi, trovi questi rocchi di colonna scalonati, questi rocchi circolari con uno spessore limitato. Dice poi, e le proporzioni sono, l'altezza dovrebbe essere un terzo del diametro. Ma lo sai quant'è il diametro della Terra? No! No, però è un terzo. Vorrei saperlo, non lo posso sapere. Addirittura arriva Anassimandro a parlare della distanza dei corpi celesti dalla Terra utilizzando un'unità di misura che è il diametro della Terra. Diametro sconosciuto. E dicendo, il Sole dista 28-29 volte, la Luna 17. Ma hai dato i numeri? Lei dà i numeri? No, cocca mia, io non posso sapere quanto è grande la Terra, né quanto è lontano il Sole, ma se ti dico, immagina il diametro della Terra, che è già grandissimo da oltre la fine, nel margine del Mar Nero a oltre l'estretto di Gibilterra, è sterminato questa, la Terra è grande da non credere, il pazzesco, questa Terra è grandissima. Ecco, considera questa come unità di misura, come metro, moltiplica per 27 e comincia a capire quanto spaventosamente lontano è il Sole. Vogliamo fare 28? Non cambia molto. Mi sembra che dalla cultura dell'approssimazione mi si passi un po' alla cultura del tirare un po' a...
Però... cioè la cultura dell'approssimazione funziona per ok, certo, sbaglio certo. E aggiusto, sbaglio e aggiusto. Mentre se si parte da una base di un'incognita è difficile fare un calcolo. Poi magari sono io che non ho capito. Rientra tra i bisogni conoscitivi dell'epoca, è vero. Mi potete dire dove stiamo? Come è fatto questo accidente di mondo, capito? E io gli strumenti ne ho pochi. Per esempio vi posso dire questo. Quindi era perché c'era l'idea già della Terra in equilibrio al centro del sistema, con i corpi celesti che le girano attorno. Ah, c'è l'altro. Questo è bellissimo, mi ha molto emozionato pensarci, perché in genere passa inosservato. Anassimandro aveva teorizzato che il Sole completa il percorso di uno passando sotto la Terra. Ma siamo matti sotto la Terra. E che cosa c'è? Un buco per farlo passare? La Terra chi la regge? E lui riesce a dire, no, il Sole passa sopra e sotto alla stessa distanza, sempre. E la Terra è in equilibrio. E perché la Terra è in equilibrio? Perché non saprebbe da che parte cadere. Cioè, non c'è un elemento di squilibrio, appunto. La Terra non ha un fattore di sbilanciamento e quindi sta ferma. Che sarebbe poi il principio di inerzia galileiana, non so se rendo diverso. Sono cose questi provavano a dire, capito? E giustamente le dice, questa non è cultura dell'approssimazione, è un provare a dire senza sapere. Però bisogna che siano misti due metodi in questa fase storica, da quello che dice. Succede anche. Però è, come dire, un tentativo di cominciare a mettere un po' d'ordine, a capirci qualche cosa. Che è già qualche cosa, è già un risultato, capito? Certo. Già mettiamo dei punti fermi. E infatti la cosa bellina è che Anassimene e poi Democrito e Anassagora non ci credono, dicono no, la Terra non può, il Sole non può passare sotto, se passa dietro le montagne non lo vediamo perché è lontano, ma non può passare sotto, sotto c'è la Terra che continua, e Senofane, l'intellettuale Senofane di cui parlavamo prima, è stato uno di quelli che appunto su questo terreno non ci ha preso proprio, ha detto le cose stanno così, c'è un piano, sopra l'aria, sotto la terra, stop. Ecco, quindi il Sole sotto non ci va di sicuro. Se il Sole potesse passare sotto la terra era una grande sfida dell'epoca, e pare che sia stato Parmenide a dire, guardate che ha ragione Senofane, Anassimandro, guardate che ha ragione Anassimandro, e la cosa si è in qualche modo chiarita. Però intanto Democrito, Anassagora, che sono vissuti dopo Parmenide, continuavano a pensare che la Terra, che il Sole non potesse passare sotto la Terra. E poi Epicuro tornò a sostenere questa tesi. Quindi fu una battaglia di civiltà. E naturalmente queste erano opinioni, perché la prova materiale, la prova provata non c'era. Si trattava di fare tutto il ragionamento per capire. Gliene posso raccontare un'altra, professore? Io sono, diciamo, questi ultimi anni mi sono ammattito dietro a Parmenide. Questo Parmenide non è solo il filosofo dell'essere, ha fatto tante altre cose, tra le tante, ma tante, tra l'altro è stato il primo a porsi il problema di capire perché gli omosessuali sono omosessuali. Non so se avete l'idea, insomma, non è da tutti. E lei ha alzato alzato il sopracciglio. Oh, interessante, è un argomento sui generis per il tempo. Altro che, però...
per quanto riguarda la forma della Terra, quest'uomo ha raggiunto risultati che mi lasciano tuttora, come dire, senza parole, perché è certo che la sfericità della Terra è una sua idea, non una cosa qualunque. Sappiate che in Cina arrivò Matteo Ricci nel 600, no? Il missionario gesuita, eccetera, eccetera. Poi provò a spiegare il sole, la luna, quella, ma non faceva, non ottenne, non riuscì a persuadere nessuno. Ossia, la Terra è piatta e l'impero cinese la copre quasi per intero. La famosa idea dell'impero cinese come un grande quadrato, è vero. Questa idea in Cina è rimasta fino almeno alla metà dell'Ottocento. Cioè, hanno scoperto che la Terra è tonda, per così dire, è vero, malgrado la loro tradizione, solo tardissimo. E adesso sta accadendo una cosa sbalorditiva, e cioè che i cinesi non potrebbero dire, noi cinesi ragazzi abbiamo fatto una figura, facciamo una figura orribile, perché siamo arrivati 2400 anni dopo Parmenide a scoprire che la Terra, e poi a scoprire, a convincerci che la Terra è tonda. Non c'entrava in testa, non lo possono dire perché per nazionalismo, perché farebbero fare una pessima figura a tutta la Cina, a tutta la cultura e la tradizione cinese. E quindi esattamente come quando i cinesi hanno scoperto che la Terra è tonda, non lo sa praticamente nessuno, perché è tabù toccare questo tema per loro, e per gli europei è un problema. Comunque c'è di peggio, c'è chi pensa ancora che la Terra sia piatta. Vabbè. E quelli li chiudiamo nel manicomio e andiamo avanti, insomma. È ancora uno scoop giornalistico, poi di fatto stanno i terrapiattisti, sì, però insomma, no, ma sono cose basate su, cioè, okay. No, diciamo l'unica cosa, molto brevemente, l'unica cosa interessante della teoria del dire oggi nel 2019 la Terra è piatta è riportare comunque le nostre conoscenze al fatto che comunque metodologicamente non è che siamo molto lontani da allora, cioè non è che siamo diventati un essere umano alto miliardi di chilometri che può andare con i suoi mezzi a toccare il sole per vedere com'è. Comunque le nostre sono e rimangono anche oggi proiezioni e idee sicuramente molto più sofisticate. Il problema è chiaramente il terrapiattismo 2019, che non tornano un sacco i calcoli sostenendo che la Terra è piatta. Che la NASA modifica le immagini riportate. Ma chi glielo farebbe fare poi? Cioè, non c'è movente, non c'è movente in questo giallo. Quella è una cosa che si fa per sport, io immagino, non posso dire. Proprio non sai che fare. Appunto. Allora fate pure, accomodatevi, è vero. Io preferisco giocare al sudoku, siamo lì, insomma. Però, voglio dire, in questa società arcaica, in questa stagione della preistoria della filosofia, si sono giocate carte pazzesche. Per me la più pazzesca, tra le cose più sbalorditive, ci sono Eraclito e Zenone. Zenone per questo ardimento di dire io ti provoco e ti lascio cuocere nel tuo brodo, Tribola, che è veramente, insomma, uno stenta a crederci, ma è così. Ma Eraclito che scopre il metacognitivo, cioè il capire che non è sullo stesso piano del sapere, del venire a sapere, dell'informare. Perché io posso sapere tante cose e non aver capito niente. No, si dice che non basta consultare Wikipedia per farsi
certe cose vanno anche capite, è vero, il capire è una procedura che devia rispetto al sapere. Era, si sentiva tanto orgoglioso di questo suo dire, ecco, non avete capito niente, non riuscite, ma come fate a non capire? È così semplice, gli mancavano gli strumenti concettuali per dare questo messaggio, no? Cioè per darti queste, per identificare quello che noi chiamiamo oggi il capire o il metacognitivo rispetto al cognitivo, al sapere, all'informazione. Non ci sono solo informazioni. E mi piace aggiungere che una mia amica maestra dice, sai, mi iscrivo a filosofia. Era una persona culturalmente piuttosto elaborata, piuttosto evoluta, aveva le idee. E io mi sono sentito il dovere di dirle, guarda, non dire a nessuno che ti hai, per così dire, bazzicato la filosofia. Per carità, vai là, perché guarda che loro lì vogliono solo sapere se sai che cosa si intende per apperciazione trascendentale, se sai cosa si intende per Dasein, se sai cosa si intende per sostanza e così via e così via. Cioè se hai una competenza per res extensa, se hai una competenza. Quindi vogliono sapere solo se sai cose, non se hai capito. All'università i professori di filosofia, è una cattiveria da parte mia, ma è una cattiveria non priva di fondamento, come credo qualcuno qua dentro sappia. Non c'è solo il sapere, è vero. C'è anche il capire, però sono due mondi che non coesistono tanto bene. Sì. Poi abbiamo persone agghindate come in Patagonia per difendersi dal gelo. Sì, no, se nessuno dice niente, io aggiungerei quello che una volta mi disse, io ero uno studente del secondo anno, andai dal professor Garfagnini, a quel tempo direttore di corso di laurea, con cui ero in relativa confidenza, e disse, un professore, ma qui non è possibile, si fanno solo nozioni, tutto nozionismo, ma perché non si fa una bella cattedra di libero pensiero? E lui, con quella voce che è alto la metà di me, ma quando parla diventa alto 6 metri, rispose, ma perché Gartai, una cattedra di libero pensiero è una contraddizione in termini. È un po' quello il problema. Purtroppo l'università ha endemicamente quel difetto lì, cioè la nozione te la posso trasferire, ma il libero pensiero, se ti insegno il libero pensiero è una contraddizione, cioè ti sto... Cioè poi, oddio, si potrebbe cercare, però è sempre un po' limitata la cosa, un po' come per dipingere si può insegnare l'uso del colore, ma non a essere un artista, non so. Sì, però la filosofia è una bestia un po' particolare, è una bestiola un po' particolare, perché lei pensi alla filosofia con i detenuti e alla filosofia con i bambini. O dei bambini. Cosa si intende? Nel caso dei detenuti, ecco, il detenuto è la classica persona che sta lì e tutto accade tranne che qualcuno gli chieda un'opinione. Non c'è speranza. L'opinione del detenuto è l'ultima cosa che può essere chiesta. Se accade che viene creata una riunione con un gruppo di detenuti in cui si chiede la loro opinione, accade un miracolo, accade una cosa sbalorditiva, no? Perché si liberano energie oltremodo compresse. Bisogna stare attenti perché queste possono esplodere chissà come, però sono anche energie che si liberano. Ma è il bambino, ai bambini. Uno dei rischi maggiori per le giovani generazioni è l'atrofia della mente, ossia non che la mente non funziona per niente, ma l'atrofia nel senso che
ci sono certi registri che vengono rimossi, di questo non parliamo, forse sono i genitori che non vogliono sentir parlare di, forse è la società che non vuole, c'è un certo appiattimento della mente che non viene stimolata, e poi la mente rischia di non essere stimolata se al bambino non viene offerta qualche occasione. Allora, le opinioni di una ragazzina o di una bambina, chi le conosce? Ma ci sono. Ci vogliono, bisogna creare delle occasioni perché le opinioni si manifestino e anche si trovino uno spazio ragionevole. Questa è la cosiddetta filosofia con i bambini. Filosofia non per, ma con o dei, perché si possono creare delle situazioni. Io sono stato presente a un incontro di studentesse e studenti con la loro ex maestra, studenti di prima e seconda media, è vero, e si parlava della felicità, la maestra aveva portato il discorso sulla felicità, tanti discorsi, tanti pensieri. Si alza a un certo momento una ragazzina, dice: io penso questo, che sono felice se riesco a fare del male. Se riesco a fare del male? A fare del male. Ah. Ecco, hai fatto una faccia un po' particolare. Lì i presenti, io ho ancora il filmato, una serie di O. La maestra le dice: come? Che hai detto? Perché? E questa fa, dice: ma che avete capito? A volte qualcosa tocca fare. Cioè, ti senti oppressa, schiacciata e ti devi in qualche modo sfogare. A qualcuno glielo devi far pagare in certo qual modo. Quindi riuscire a fare del male era come rialzare la testa. Ci ho visto lungo. Eh? Ci ho visto lungo. Cioè, è un po' inquietante. Allora, scuola media, sì. No, la cosa che a me pare, che io notai subito, che insomma da allora per cui mi è rimasta impressa, è questo. Questa ragazzina si è fatta notare non per gli orecchini, non per le unghie truccate, non per come era vestita, non per... ma per quel qualcosa che ha pensato, perché era lì, si è sentita libera di dire e ha detto cose. La ragazzina io non me la dimentico. Essere identificati per un'idea è qualche cosa, è un valore. E quindi quella maestra le ha fatto un dono pazzesco stando lì un certo tempo. È vero, poi tanto bene c'era pure una telecamera, stando lì un certo tempo, e finché è venuto fuori, sono state tutte cose, non banalità, ma niente di sconvolgente, finché è venuta fuori questa perla. Perché capisci, è una dichiarazione liberante per sé e per gli altri. A volte qualcosa devi fare, è vero, non puoi non far niente. E quindi questo qualcosa può essere anche un atto ostile. È impressionante. Allora, a queste ragazzine, cioè, lei ha avuto il privilegio di una situazione in cui ha potuto dire questo. In generale, ecco, la filosofia con i bambini e con i detenuti va in questa direzione, e che è ovviamente alternativa alla filosofia accademica. E io non voglio dire che la filosofia accademica sia delegittimata, me ne guardo bene, ma dobbiamo sapere che c'è un'alternativa, cioè che giustamente dice una cattedra di libero pensiero è una contraddizione in termini, ok, però qualche spazio per il libero pensiero lo dobbiamo trovare lo stesso, e per esempio il libero pensiero dei bambini, perché se al bambino, una volta nella mia infanzia, bambino buono, sapete cosa significava? Che sta zitto. Eh? Che sta zitto.
obbediente. Obbediente, che, cioè, che non prende iniziative, sta a quello che gli diciamo noi adulti. A me sembra abbastanza aberrante questa idea del bambino buono. Proprio era così, come bambino obbediente. E quindi cattivo uguale disobbediente. Ma il bambino cattivo era qualcuno che appunto voleva affermare se stesso malgrado i vincoli imposti dai genitori. Allora, in realtà, offrire a questi bambini o a questi studenti di liceo, a questo gruppo di ragazze, una occasione per ragionare un po', quindi non per ascoltare il professore di turno, ma per tirar fuori tu, ognuno di voi, tirar fuori le proprie idee, è un valore intrinseco alla filosofia. Ed è quella filosofia fatta in casa di cui parlavo all'inizio, che non ha niente di brutto rispetto alla filosofia dei professori. Al contrario, la filosofia dei professori, come dire, si deve sapere che la filosofia dei professori è strumentale, è un aiuto, è qualche cosa che serve, ma che la filosofia vera è quella fatta in casa, è quella insomma, rabberciata alla meglio da lei, da te, da me, è vero, da ognuno di noi che ci pensiamo e diciamo, beh, vabbè, insomma, questo no, per esempio, o non so, in qualche... però non facciamo la fatica di mettere ordine nei nostri pensieri, di mettere per iscritto e così via. Sì, poi c'è anche un grande valore pedagogico in questo, nel senso che questa persona che ha detto che il suo bisogno era di fare del male, probabilmente vive un momento di sofferenza. Bene. E quindi se tu, non educatore, non sai che hai davanti una persona sofferente, rischi di sbagliare i mezzi comunicativi, di parlare di niente, si direbbe, no? Perché gli parli di grandi ideali, magari quella c'ha a casa dei genitori che la picchiano selvaggiamente, proprio un concetto che non riesce a capire finché non risolve il problema. Cioè, non ti sente, perché non è in grado di prestare attenzione a ciò che tu dici. È così. Per me fu un'esperienza, una di quelle forti, insomma, che in qualche modo ti indicano una strada, no? Ti indicano una possibilità, ti aiutano a cambiare schema, diciamo così. Per esempio, accenno un altro particolare. Attualmente in Italia leggermente meno che all'estero, che nei paesi di lingua anglosassone, la filosofia è stata come se fosse militarizzata. Esiste una gerarchia, undergraduate, graduate, doctorand, doctor, poi come postdoc, poi assistant prof, poi altre figure, fino a endowed chair. Cioè, praticamente cominciamo con undergraduate e i sottogradati sono, potremmo dire, il caporale fino al sergente. Poi graduate, arriviamo agli ufficiali, no? Dal tenente al sottotenente, al capitano, e viene poi su fino ai generali. E questa targatura, questa caratterizzazione della filosofia nelle università, soprattutto anglosassoni, è formidabile, perché pensate, esistono congressi per graduate. Cioè, se non sei almeno graduate, non sei almeno sottotenente, non puoi entrare. Ma anche congressi per undergraduate, dove uno che è già sottotenente non ci va. E via di questo passo, c'è tutta un eccesso di, io dico, di militarizzazione. Il termine è improprio, ma insomma coglie qualche aspetto. Al nostro congresso si accettano solo graduate.
è qualcosa di... è una... secondo me in filosofia non dovrebbe mai accadere, però accade. Bene, io penso che ci possiamo fermare qui, va bene? Ok? Grazie.